Sekiro Shadows Die Twice si prepara al suo debutto ufficiale il 22 marzo. In attesa del nuovo titolo di From Software, abbiamo stilato una classifica dei migliori Souls-like disponibili sul mercato, che non sono stati sviluppati dai creatori di Dark Souls. Un successo come quello del capolavoro di Miyazaki, d'altronde, non poteva passare inosservato, e nella nostra lista analizzeremo diverse interpretazioni del sottogenere nato dalla fantasia dell'autore giapponese. La nostra carrellata si apre con Lords of the Fallen, un progetto che ha avuto il merito di aver dato inizio all'era dei Souls-like, cercando con coraggio di reinterpretare la ricetta dello studio nipponico. I risultati non sono stati purtroppo paragonabili a quelli di Dark Souls, a causa di una narrativa più piatta, di un sistema di gestione del personaggio più povero e di problemi tecnici che hanno afflitto il gioco al lancio. Ciò nonostante, quello del team di Deck 13 si è tramutato nel simbolo dell'attenzione crescente dell'industria verso il lavoro di Miyazaki. Al netto dei suoi difetti, resta comunque un buon titolo per prendere familiarità con le meccaniche tipiche del genere. Lo studio che ha sviluppato Lords of the Fallen, poi, ha cercato di cambiare totalmente registro applicando la formula di gioco ad ambienti sci-fi con The Surge, ma i risultati si sono rivelati più bassi delle aspettative. Passiamo dal primo emulo della serie dei Souls ad uno degli ultimi arrivati, ossia Ashen, il gioco sviluppato dallo studio neozelandese A44. La campagna mette il giocatore nei panni di un eroe, con la sacra missione di ritrovare l'omonimo dio della luce scomparso da tempo. Nonostante i suoi cliché narrativi, all'atto pratico del gameplay, gli scontri si sono rivelati soddisfacenti e divertenti, grazie soprattutto ad un sistema di combattimento meno profondo rispetto ai Souls, ma altrettanto dignitoso. Lo stile grafico utilizzato si sposa a dovere con un prodotto decisamente più leggero in confronto alla serie di From Software e che si erge comunque al di sopra della media dei congeneri. Giunti al gradino più basso del nostro podio, ci permettiamo una digressione dal preciso sentiero dei Souls-like, pescando un gioco che si ispira solo in parte all'opera di Miyazaki. Titan Souls prende spunto, infatti, anche da titoli del calibro di Shadow of the Colossus e fonde le sue due muse in un'avventura dall'alto tasso di sfida. Boss dopo boss, infatti, scaleremo una curva di difficoltà piuttosto ripida eppure calcolata al millimetro all'interno di una produzione dal saporito gusto retro. Una vera mosca bianca del mercato indipendente che merita di diritto una posizione nella nostra classifica per la sua notevole fattura. La medaglia d'argento spetta a Koei Tecmo e il suo Nioh, che nonostante sia ispirato ai Dark Souls, è riuscito a creare una propria identità riconoscibile ed apprezzata. Per farlo, il Team Ninja ha sviluppato un combat system variegato e di qualità, accompagnato da una progressione del personaggio curata e profonda. Anche a fronte di una trama non sempre all'altezza e di qualche incertezza tecnica, Nioh ha ottenuto il giusto riconoscimento da parte di pubblico e critica, offrendo un'esperienza brutale, intensa ed appagante. Non stupisce quindi l'annuncio di un sequel durante l'E3 2018 che ha saputo attrarre su di sé l'attenzione di tutti quei fan sempre più affamati di esperienze Souls-like. Capace di conquistare il giocatore sin dalle prime battute, esibendo una profondità ed una mole contenutistica enorme, Salt and Sanctuary si è dimostrato il miglior tributo all'opera di Miyazaki. I ragazzi di Ska Studios sono riusciti a creare il perfetto Souls-like bidimensionale, fondendo l'anima di From Software ai Metroidvania e accompagnando il tutto con un level design di ottima fattura. In particolare, le boss fight hanno accolto i favori sia dell'utenza che della critica, merito anche di una cura per i dettagli, capace di rendere Salt and Sanctuary un gioco adatto a qualsiasi fan dei Dark Souls. Per tutte queste ragioni, viene meritatamente premiato con la medaglia d'oro in questa nostra classifica. Si conclude qui la nostra top 5 di titoli ispirati dalla serie di From Software. Fateci sapere nei commenti quali sono le altre produzioni di stampo Souls-like che vi hanno particolarmente colpito. Prima di salutarci, ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti e di attivare le notifiche per unirvi a noi di EveryEye.it.